Però fermo lì, fermo lì. Nei giorni scorsi, oltre al dissing, a questo ridicolo termine dissing tra quel signore là, Tony F, e l'amico Fedez, ha tenuto banco anche un fatto accaduto a Roma. È stato cacciato, come sai, l'allenatore della Roma, il dottor De Rossi, ed è stato preso un altro allenatore. Meanwhile, mentre accadeva tutto ciò tra la piazza romana in ebollizione, essendo notoriamente laziale, ma che c'entra, non me ne frega niente, godi mio, quando accadono ma no, queste assolutamente cose. No, essendo tu notoriamente laziale, ma che c'entra, sei imparziale, ma io non sto dando nel racconto giornalistico, fermo, non sto dando nessun giudizio. Sono successe delle cose davanti ai cancelli del campo d'allenamento della Roma, che si chiama Trigoria, per chi non lo sapesse, per chi non abita a Roma. Si sono presentati due signori in macchina che hanno gridato delle cose che hanno fatto molto ridere. Niente di male, ovviamente, uno può andare a protestare come e quando vuole. Queste frasi che hanno fatto il giro del web, come si dice, sono esattamente queste. Sentiamo, sentiamo. Ce n'era uno buono a Roma, ce n'era uno che voleva bene a Roma, uno! L'avete fatta andare via! L'avete fatta andare via, bastardi! A maledetti! Devo dire che questa non è male, però ce n'era solo uno del buono, l'avete fatta andare via! L'altra frase cult, diciamo, di questi giorni è la seguente. Siete dei pezzetti, siete dei bastardi! Rivolti alla proprietà. Si rivolgono, diciamo, al capo delle finanze, chiamiamo così, il capo delle finanze greco della Roma, Lina Suluku, in realtà credo che si pronunci così, non lo so nemmeno. Allora, l'autore di questi meravigliosi audio lo abbiamo qui in carne e ossa, ma diciamo, per forza, no, collegato, forza. Fermo, fai parlare me, però, che tu hai un atteggiamento col calcio sempre molto molto respingente. Si chiama Sandro. Buonasera, dottor Sandro. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Io sono povero, dire, voglio sapere solo una cosa, sempre quella. Buonasera, direttore. Voglio sapere dove cazzo sta Lina Zelukolu. No, ma scusi, innanzitutto pronunciamolo bene, Sandro, questa cosa. Ma non frega un cazzo, fatemela trovare, fateci parlare, porco zio. Porco zio. Non si, qui si usano le parole con una certa discrezione, si può dire quello che vuole, però ecco, non si mette in campo nostro signore, insomma. Lei adesso non so cosa abbia detto esattamente, ma credo che abbia detto zio invece di quell'altra parola. Sia molto Ci mancherebbe. Credo che abbia detto zio, però casomai corrigeremo, come disse qualcun altro, corrigeremo. Scusi, dottor Sandro, lei dice dov'è? Sta nella sede sua, scusi, sta nella sua sede sociale, cioè dove sta? Dove sta la signora? Eppure l'altra volta sono andata alla sede sociale, però non mi hanno fatto parlare. Ho capito, certo, ma non è che l'amministratore delegato, che io non so che ruolo abbia, esce. No, questo devo capire, gli americani, che ne è che vengono a Roma e fanno comandare. E non comandano, mettono i soldi. Mettono i palloni, non sa assolutamente un cazzo. Però scusi, veramente, sì, veramente, ma non lo decide lei, scusi, direttore. Scusi, mi dottor permetta, Sandro, io, dottor io, Sandro, carità, mi scusi. Io, dottor Sandro, io non ho una grande competenza specifica. Allora, mi chiami direttore, perché io effettivamente sono anche un direttore. Che fa di mestiere lei? Che fa di mestiere lei? Che cosa dirige lei? Il batter dirige. Lei che cosa fa di mestiere? Che fa di mestiere lei? Allora, innanzitutto è un imprenditore. Ha un'attività, dunque è un imprenditore. Lei è semplicemente un ultras. Lei è un ultras. Sono diventati come mestiere praticamente. Va bene, comunque lei. Tipo Lenzo con Lina Zelukolu, gli posso spiegare come si fa sto mestiere, perché sono partito dal nulla e sinceramente già sto a un livello molto più alto e lo posso mostrare, cioè, lei a chiunque in diretta. Per carità. La Zelukolu è il male assoluto della Roma. Va bene, d'accordo, quello però riguarda diciamo quello che succede a Roma. Lei si sentirebbe in grado di fare il mestiere della signora greca? Ma che senso, lo posso dimostrare avanti a chiunque. Adesso non esageriamo, in ogni stile. Ma sì, ma ho pochi rivali, cioè. Vabbè, comunque Sandro, però scusami adesso, abbia pazienza. La mia domanda è non tanto il suo atteggiamento che ha nei confronti della società, di questa Lina Suluku, che è questo dirigente della Roma greca, giustamente, come lei ha ricordato, professore, che tiene in mano le finanze, no? Tiene in mano i cordoni della borsa della Roma, della società Roma. La mia domanda però è molto semplice, Sandro. Perché lei alle 9 di mattina si trovava a Trigoria? Questo è il punto. Perché io ho una parola
voce, sua, però mi toglie, mi toglie il suo viva voce, scusi Sandro, perché sennò non sentiamo bene. Lei si deve mettere lei un attimo col telefono. Perché non ha niente da fare. Nulla da fare, quindi ha del tempo da perdere e andare a fare il tifoso laddove si allena la Roma. Questa è la risposta, che se tu fai le domande a me ti rispondo. No, ti no, rispondo fammi rispondere Sandro. Sandro, dimmi. Si sono salvati perché a me mi hanno fermato prima, perché io stavo con i pomodori e zucchine, e zucchine ovviamente pellina, i pomodori era Però Sandro, scusami, la domanda è questa, la domanda non era questa, vi hanno fermato a me in tempo. Segnalano che questo imbecille non si è fermato all'alto della polizia fuori da Trigoria, quindi va arrestato. Quindi però, va, scusami Sandro, arrestato. Allora prima le domande sono due. No, però te fa la sesta dose. Non c'è la sesta. Togli il viva voce Sandro, se non togli il viva voce ti sentiamo male purtroppo. Eppure Novax questo. Non sta col viva voce. Eppure Novax. Però fammi fare le domande a Sandro, che sono le domande serie. Scusa, alle 9:30 che stavi a fare davanti a Trigoria, amico mio? Ma non perché c'è una parola sola, io ho detto con il mio caro amico Fabio. Sì, che era quello che è uscito fuori dal finestrino, no? A Trigoria facciamo un casino. È successo, appunto, non so come i chiacchieroni dei social che parlano, discutono sul divano avanti al telefono. Sono arrivato a Trigoria e ci stavano tre scappati di casa a chiedere autografi. Tre scappati di casa. Però scusami Sandro, il motivo è questo: perché hai il tempo di andare alle 9 di mattina invece di andare a lavorare? Ti presento. Ma è una cosa importante, è una cosa seria. Tu dici, ma non dovevi lavorare? Non dovevi lavorare alle 9 di mattina? No, sono andato a lavorare all'una e mezza come sempre. Cioè, tu a che ora vai a lavorare? Come? A che ora vai a lavorare? All'una e mezza di pomeriggio. All'una e mezza, beato te, che ti devo dire? Cioè, puoi lavorare a partire dall'una e mezza di pomeriggio. Scusami, quel tuo amico che si è presentato fuori dalla finestra senza dire una parola è Fabio, no? Si chiama Fabio. Sì, esatto. Si chiama Fabio. Colpa mia, perché io inizialmente mi sono affacciato dal finestrino pure io, no? E per sbaglio ho truppato sui tasti che bloccano i sportieri. Gli sportelli. Fabio, manco c'è la patente, non c'ha manca la macchina, quindi cioè, non è che. Sì, no, certo. Cioè, lei quanti anni ha, dottor Sandro? Quanti anni ha lei? 30 anni. Scusi, lei a un certo punto la polizia ha detto venga qua, lei è scappato, lei rivendica tutto. Allora, perché vedete queste cose? Non so, è una domanda. Cioè, questa è una cazzata, perché allora io stavo là a protestare, sì? E le persone si sono avvicinate dicendo polizia di Stato, sì. Ma non erano individui, no, delle non persone. Avevano la placca, non hanno c'entra? Tirato fuori il tesserino, il distintivo, sì. Quindi potevano pure essere giardinieri, dato che c'erano le telecamere, sì. Che vi ho fatto? Sì, sposto la macchina, l'ho spostata la macchina, e se io volevo andare a chiedere, sono tornato dopo 10 minuti, infatti loro mi guardano, ma che sta facendo, sei scappato? Io sto scappato, ma dove sta scritto che mi devo fermare? Ho capito, è quello che... Che succederà, vedremo. Vabbè, comunque tu rivendichi tutto, Sandro, il fatto della protesta contro gli americani, contro la proprietà, contro questa linea su Lugo. Troppo calmo sono stato. Troppo calmo sono stato. Vabbè, troppo ragazzi, in carne e ossa è Sandro da Roma, quello che gira sul web con le frasi contro la linea. Dondo cazzo stai? Vieni, Lina Solina su Lugo, come la chiami tu? Ragazzi, quella stava là dentro la sedia, non è che può parlare con te, Sandro. Non è che può parlare con uno che si presenta alle 9:30 di mattina. Siete dei bastardi, siete. Ma dove sta? Ma stava lavorando. Ma stava lavorando. Che casci dei rossi. Ma insomma, ma lascia per, ma la, queste lavorato. Sono cose di calcio. Sta lavorando. Voglio che ti allontani da Trigoria immediatamente. Quello è forte. Ciao Sandro, a presto. Ciao. Ragazzi, questo è un racconto di realtà, caro Parenzo, il racconto della realtà. Della realtà. No, ho capito, ma la cosa incredibile è che questo spocchioso pensa che siccome è un tifoso della Roma la può anche governare e gestire. No, siccome i soldi non sono uno, i soldi non sono suoi, lui è solo un tifoso. Non c'è dubbio. Non è che un amministratore, sarebbe come se l'amministratore delegato della 7 sentisse quello che dicono i social su un programma oppure un altro, ma non le amministrano loro, non è che la gente amministra una società. Hai perfettamente ragione su questo.